Quindi fatti i primi tranche di lavori, i cosiddetti SAL, lo stato di avanzamento lavoro, vedrà anche il trasferimento immediato delle risorse agli operai che hanno lavorato e quindi anche al responsabile della ditta che serenamente potrà organizzare i lavori secondo un cronoprogramma che mi auguro sia efficace, veloce e possa insieme nel finire anche di questo mandato farci andare lì sul terreno e dimostrare alla cittadinanza che prima c'era un rudere, adesso invece c'è una pagina di buona politica e di buona amministrazione insieme. Grazie. Grazie assessore. Prego consigliere Nonno. Sono contento di come la procedura stia andando avanti. Sono contento del fatto che i soldi sono stati ormai svincolati dalla città metropolitana, nulla da eccepire, se non sulla fase del rallentamento dovuto all'affidamento della progettazione. Io resto sempre convinto che queste fasi dovrebbero essere fatte dagli ingegneri e tecnici del Comune di Napoli, se non addirittura delle municipalità, che ci consentirebbero non solo di risparmiare e quindi sul quadro economico totale di avere la possibilità di procedere in maniera più spedita. Ma purtroppo ormai ci siamo talmente tanto abituati alle normative sia europee dell'amministrazione comunale che ci siamo ormai dati che a volte non ci rendiamo conto che potremmo fare meglio, anche perché io lo ripeto, noi abbiamo tantissimi tecnici che possono in maniera molto più spedita, se opportunamente incentivati, procedere a quelle che sono le fasi di progettazione, analogamente a quanto sta succedendo col Parco Falcone e Borsellino. Io trovo irreale che si debba procedere a una gara d'appalto per affidare la progettazione e poi successivamente la gara d'appalto per la realizzazione dei lavori. Per me è inaudito, però ovviamente, ritornando a noi, per essere pragmatici, io vorrei che quest'opera venisse portata a termine nel corso di questa legislatura, per un motivo anche per vezzo personale, avendola fortemente voluta ed essendo l'ultima consigliatura che io farò in questo Consiglio Comunale, perché come lei ben sa sono stato eletto in Consiglio Regionale, quindi non mi ricandiderò, sarebbe per me, ma soprattutto penso anche per il Sindaco e per la Giunta che ha collaborato a portare a termine quest'opera, un motivo di vanto. E se non dobbiamo, anche, non dobbiamo vergognarcene, anche motivo elettorale di spenderlo in campagna elettorale, perché gli elettori debbono giudicare le proprie amministrazioni in base ai fatti concreti che portano sui territori, altrimenti finisce la politica, finisce l'amministrazione del territorio e finisce la gestione della cosa pubblica. Quindi io invito l'assessore, ovviamente sarò presente in municipalità per ribadire quelli che sono stati gli step e l'impegno sia dell'amministrazione, ma me lo consentirà l'assessore, anche del sottoscritto, e invito l'amministrazione, ripeto, ad accelerare al massimo i tempi, cercando di essere da sprona, lo faccio tutti i giorni, lo farà sicuramente anche lei, lo farà anche il sindaco, anche nei confronti dei tecnici, e cercare di porre l'attenzione soprattutto su queste cose che comunque sono risultati concreti che, indipendentemente dal colore politico di chi amministra e di chi fa l'opposizione, servono a far guadagnare fiducia nella pubblica amministrazione da parte dei cittadini. Ed è il compito che tutti noi cittadini, noi tutti amministratori dobbiamo avere. Il compito principale è quello di restituire la fiducia nella pubblica amministrazione da parte degli elettori. Io la ringrazio, spero di essere informato per tempo quando ci sarà l'incontro in municipalità, ma sicuramente il presidente della municipalità non mancherà modo di farmelo sapere, e il nostro contributo sono sicuro che continuerà ad essere pragmatico e fattivo nell'interesse della città. Grazie assessore. Grazie consigliere Nonno. Passiamo al question time numero 3, intitolazione della strada di via Marano Pianura al professor Giulio Andreoli. L'interrogante è il consigliere Nonno, il relatore è l'assessore Clemente. Prego consigliere. Assessore, noi questo ormai è un question time che io in maniera ciclica sto presentando, perché è un question time particolarmente sentito dagli abitanti del mio quartiere, riguarda la storia del mio quartiere, riguarda la storia di una parte di Pianura. Io un anno fa in consiglio, sempre durante la notte dell'approvazione del bilancio, feci approvare quest'ordine del giorno relativo al cambio di nome di una strada che attualmente porta un nome completamente anonimo, e cioè via Pianura Marano, che fino a un certo punto si chiama via Pianura Marano, poi quando entra nel comune di Marano diventa via Marano Pianura, e fece approvare quest'ordine del giorno per intitolare quella strada al professor Giulio Andreoli, un professore di Pianura che è nato su quella strada, e i pianuresi conoscono quella strada con il nome della salita del colonnello, perché questo fisico
a cui è intestata l'Aula Magna dell'Università di Caserta, ma era intestata anche la biblioteca del Rione Luzzatti, che poi il Comune ha cambiato nome, è intestato al professor Collina. Questo professore universitario di fisica era stato ufficiale dell'aeronautica e nel dopoguerra, pur avendo aderito al Partito Comunista Italiano, venne processato perché qualcuno lo aveva accusato di collaborazionismo col passato regime, accusa infondata che lo vide completamente assolto. Questo lo dico e non perché, per quanto mi riguarda, fosse una condizione sine qua non per intestargli una strada, perché le strade vanno intitolate per meriti acquisiti sul campo, nell'amministrazione della cosa pubblica e non in base alle convinzioni politiche. Però, siccome ci fu qualche collega della maggioranza che, non conoscendo la storia del professor Giulio Andreoli, avendo chissà dove, soltanto perché sentito che era stato colonnello dell'aeronautica, ma ricordo a me stesso anche a lei che è molto più giovane di me, che negli anni di guerra bastava avere un titolo di scuola superiore per diventare ufficiali. Quando scoppiava la guerra, chi era diplomato o chi aveva una laurea diventava ob torto collo ufficiale, perché serviva la gestione dell'esercito e delle truppe, anche soprattutto da parte di persone che avessero un grado di cultura che gli consentisse di capire quello che leggevano e quello che gestivano. E quindi questo professore universitario si trovò ob torto collo a fare il colonnello dell'aeronautica, e non perché avesse delle convinzioni di aderenza al regime. Solo questa situazione svegliò l'animo dei conservatori della memoria, che in maniera strumentale si sono rinzelati. Allora, ricapitolando, assessore, questa persona è stata iscritta per 40 anni al Partito Comunista Italiano,